Sono tornato. Mi gira un po' il cazzo, posso dirlo? E mo vi spiego. Allora, io, come diceva inizio live, ho fatto l'aggiornamento di OBS. Mi ha chiesto di fare un aggiornamento OBS. L'ho fatto. Allora, inizialmente pensavo si fosse impallato il computer perché ho visto che lo schermo era completamente frizzato. E ho detto, porca miseria, mi si è bloccato il computer, devo riavviare tutto. Ma in realtà il computer funzionava, cioè non era bloccato. Sono andato a vedere e l'unica cosa bloccata era OBS. Spero che l'aggiornamento non mi abbia creato casini, anche perché già così com'è adesso sono nei cazzi perché devo caricare due live anziché una e questo è un problema su YouTube. E questo già è un problema. Una cosa che mi infastidisce assai. Non capisco perché mi abbia creato questo problema qui. Ho sbagliato. Ma è una merda così comunque. Spero non accada più che altro. Non capisco perché si sia bloccato. Così a caso. Ma infatti stavo leggendo la chat e poi mi sono reso conto che io ero bloccato. Completamente per caso. Però magari manco me ne accorgevo. Vabbè, me l'avreste scritto voi perché comunque la chat andava avanti. E niente. Rieccoci. Lo so, io spero che non si blocchi più. Lo spero con tutto il cuore, perché sennò veramente mi girano i coglioni. A mio parte 2. Cazzo, guarda. Che fastidio, Madonna, che fastidio. L'ho letto. Vabbè, dicevamo. È la salvia, secondo me è la salvia che porta sfiga. Allora, la salvia sì, è sicuramente salvia. Cosa ci posso fare? Non posso creare questo perché mi manca lo spago. Quindi creerò questo, il bastone della strega. La lavandina. Così ci recuperiamo un po' di cervelletto. Lo spago. Due. Un altro numero. L'uno era rosso, non so se serve il colore. L'uno era rosso, il due è verde. Inutile, non valgo niente. Finire i canti ogni sera è un... Grazie Kenner, benvenuto. Grazie per il follow. Finire i canti ogni sera è una lotta per me, ma non c'è nient'altro da fare. Monroe mi aveva detto che mi stava togliendo il dolore. Ho persino visto con i miei occhi la sofferenza fuoriuscire dal mio corpo. Sembrava una foschia verde luminosa. Ma in me ora c'è solo morte. Non riesco nemmeno più a piangere. Cos'ho che non va? Bastardo Monroe comunque. Hola Kenner, I'm sorry but I don't speak Spanish very well. But in chat there is Nymphan96 that is a user cosa sto dicendo? She can talk with you very well. She speaks Spanish very well.
No. I usually play single player games, not multiplayer, sorry. Single player horror games. Prime gaming, yes. And this month, Prime Gaming gives us The Evil Within 2. That is an incredible game. You want my code? Yes, I can. I don't use it, so I can, but not now in live. Write me on Telegram, Kenner. Write me on Telegram. My username is the same as Twitch, Giocastronzi. You can type it just like it is. And I will give to you as soon as I can. Yes, I can give you. It's not a problem. Questo è l'oglietto. Posso crearmi un altro di questi? Quasi quasi. On Telegram, do you have Telegram, Kenner? Write. No, never mind. Let's do something else. Write me a message on Twitch, here on Twitch, a private message, and when I can, I'll give it to you. It's simpler. Wait a second. Mi ricordo come cazzo si mandano i messaggi, non lo mando da 6 anni. On the top right of your monitor, there is a little cloud that it's the normal symbol, the usual symbol for the usual icon for the messages. And if you click on it, you can write a name, my name. I'm sorry, man. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Yes, Instagram is the same. Gioca stronzi. Mi fa ridere. Oh, guardate. Che cazzo. Già ti sto a fare un favore. Cerca di impegnarti. Oh, ma guarda chi c'è, Anna. I'm glad you're here. The gloom, it was horrible. You gonna be okay, Hannah? I think so. What's the gloom like for you? Let's not talk about it. Yeah, let's not waste our energy. Anyways, we still have to find a way to get the mask. It should be through the door behind me. I just can't get it to budge. I'll figure it out. You just rest. Okay, but at least take my prism. You'll need it to access the other side of the commune. Thanks, Hannah. Grazie. Prisma indaco, tiè. Ciondolo di cristallo di ametista. Serve a ridurre l'ansia e stabilire connessioni. L'energia negativa immagazzinata al suo interno può essere rilasciata per connettersi ai pensieri oscuri altrui. Che potere è? Che potere strano è? No, non me lo fa cambiare. Trova le 6 sfere pineali per aprire la porta. Noi ne abbiamo 3, quindi ce ne mancano 3. Kenner, search for me. I don't know if I have. Try use the command. Me lo usate voi per favore, punto esclamativo Instagram, che sennò questo è un bordello, spiegaglielo. Per vedere se ci sta, perché non mi ricordo se l'ho messo. Brava comunque. Non c'è. Ah, perfetto, me lo manda. Ok, Kenner. Send me a message and when I can, probably tomorrow, I will send to you the code.
posso entrare qui? Sì, perché mi ha dato giustamente il prisma 2 secondi fa. Perfetto. Zenzero. Non sarebbe malvagio trovarne ancora di zenzero. Qui c'ero stato. Ah, ok. Guarda dove siamo. Perfetto, perfetto. Vabbè, ho fatto il giro. Chiaro. Non mi ricordo se c'era... Mi sono distratto. Aspetta, faccio un attimo un giretto al volo, perché non mi ricordo se c'erano porte qui, ma non mi pare, vero? Qui era chiuso. Sì. Qui c'era il 2 verde. Ricordiamocelo. Qui non c'è niente. Qui lagga tantissimo. No. Allora, le 6 sfere andranno messe qui, immagino. Le posso mettere subito? Vabbè, aspettiamo di averle, va. Niente, entriamo allora. Vediamo un po' cosa fa. Altera il tuo piano fisico? Cambia oscurità? Cosa vuol dire? Ho sbagliato. La sfera. Perfetto. Guardate chi c'è. E dai, è fortissimo. Vabbè, le metto dopo, perché non vorrei che magari ci fosse qualche ordine particolare da utilizzare. Che vuole? Che dice? Ma che sta di questo? Sta... Mi ha scritto su Telegram? Ma non ha capito che non parlo spagnolo. Sì, mi ha mandato un messaggio. Alright, Kennel, then I will give you... I will send the code on Telegram tomorrow. Ok? Ok. Ripulisci l'area del rituale e rimuovi le macchie che trovi. Occorrono altri 3 partecipanti per il rito del saluto mattutino. Conosci le preferenze di MA. Comunque, regà, cioè, io vorrei fare un appello al Fato. Cioè, Fato, io ti prego, mandami della gente italiana. Ormai io non ho più nuovi follower italiani da quanto? Da tantissimo. Solo stranieri, è incredibile. Di tutte le nazionalità, tra l'altro. Poi vabbè, lui è qui per, come dire, per propria economia personale, ecco, per proprio vantaggio, non per altro. Però, cioè, veramente, è un declino, il declino più totale ormai. Questo che cos'era? Lo spirito? Aspetta, vogliamo vedere che cazzo fa il potere. Ah, che figo. E quanto posso restare così? In questo stato? Non tantissimissimo, ma abbastanza. Molto figo. Questo mi permette di attraversare le aree con i nemici senza essere sbatacchiato, credo. Suppongo. Questa non è interagibile.
Mi deprimo un po' questa cosa, ve lo ammetto. Allora, qua si può passare sotto. Qui si può entrare nell'area coloratina. E qua è tutto chiuso, tutto sbarrato. Ma lì che cazzo ci sta? Un cristallone. Una crystal ball. C'è il pazzo di Anton. Pazzo sgravato. Questo è disperato. Porello. Salve Annina. La porta è chiusa a chiave, greve, mi serve una chiave. Allora, a me mancano due sferette, però mi serve anche una chiave che non ho, a quanto pare. Sì. Vabbè, questa probabilmente si apre poi. Anche perché questo simbolo non credo di averlo. No. E beh, niente allora. Sì. Esplora. Io ci sono stato. C'era qualche posto dove potevamo andare? Là è qua sotto. Ce l'ho? Thank you, Kenner. No, i cristalli no, ce ne mancano due. Che sono sei. L'ultima della seconda fila. Questa, dici? No. No, beh, anche perché ce la farebbe usare, in effetti. Cioè, non c'è un lucchetto, credo sia semplicemente chiusa. Mo che mi ci fai pensare. Perché altrimenti ci avrebbe detto, ti manca un oggetto. Those are burnt bodies. Oh cazzo, quanti sono! Ma questi sono dei pazzi scriteriati. Ma quanta gente hanno ammazzato? Questi stanno fuori di capoccia. This game is it's called The Chant. You can see it on the title of this live. And it's a very good horror game. Very good. Ah, ok, i cristalli. No, niente, allora. No, i cristalli sì, ce l'abbiamo tutti, mi sa. A questo punto arrivati. Abbiamo anche quello di Tyler, quindi sì. Però, niente, mo ci entriamo. Qui c'è un 6 blu. La salvia, siamo pieni. E ci facciamo... Allora, più che un bastoncino di salvia, io mi farei un bastone della strega perché vedo che cala più rapidamente rispetto a quest'altro. Bastone di salvia, io continuo a utilizzarlo, ma vedo che non si consuma particolarmente. Non c'è nulla. Qui è tutto bloccato. Ah, questa era la porta che non si apriva dall'altra parte, vedi? Ecco perché. D'accordo. Ci siamo? Chissà quando ci servirà tutta questa roba colorata, tutti questi numeri. Questa è una porta che si mimetizza tantissimo. Sfera blu. Ottimo.
Ce ne manca solo una. Ma vediamo un attimo che qui si capisce una sega. Scusa. Questa aperta. Aspetta, questa cosa è un'altra porta. No. Ma ragazzi, capisce niente. Ah, hai ragione, cazzo. E quindi ci siamo persi dei numeri. Ho agito con slealtà. Ho portato disarmonia. Sono stata chiusa quando avrei dovuto aprirmi. Ho ostacolato quando avrei dovuto aiutare. Sono stata acida quando avrei dovuto essere dolce. Ho opposto resistenza quando avrei dovuto consentire l'accesso. Ho indietreggiato quando sarei dovuta entrare. Ho cercato di riservare la mia mente, il mio corpo e la mia anima a chi non ne era all'altezza e li ho tenuti lontani da coloro che lo erano. Per questo merito disprezzo. Per questo merito di soffrire. Per questo merito di essere gettata nell'oscurità, nelle tenebre. Sono un essere immeritevole, ma desidero che mi si corregga. Prego il donatore di luce di ricondurmi all'intensa luce prismatica della verità, per fondermi con il tutto, per servire a qualcosa di utile. Firmato l'indegna Sarah Ann Nelson. Sarah Ann. Mamma mia. Parole forti. Sarah Ann. Parole forti. Altre porte. Chi ha chiuso quelle? Comunque non è normale che queste porte si mimetizzino in questo modo. È terrificante. Televisore. Inventario pieno. Che cos'è questo mo? Che cosa vi sembra a voi? Dell'olio? Può essere dell'olio? Io non capisco. È una cazzo. È un flacone blu. Che cos'è? Lo spirito? Ma io lo spirito ce l'ho pieno. Ah, sono i funghetti quindi. Sono funghi, ok. Ma questa cosa che sono diversi funghi dai flaconi mi sta proprio sul cazzo. E vabbè, non posso usarlo, quindi niente, resterà lì. Cioè, cosa gli ci voleva a fare tipo Resident Evil? Li distingui. Sono due elementi diversi. Mi fai prendere i funghetti e i flaconcini. Non ha senso che mi metti la stessa cosa, però con beh, due cose che hanno forma diversa, ma che hanno la stessa funzione. Identica. No. Non mi confondere, bastardo. Fine? Sì. Ok. Quindi è il momento di passare nella zona qui, a lato. Giallina. 3, 2, 1. Let's go, bitches. Spera, me la prendo, me la ciuccio io. Non posso più usarla? Sto per crepare. Non posso più usare il potere, non so perché. Lo posso usare solo una volta. Ah, qua c'è il tizio da ammazzare, meno male. Ah, se attacco giustamente non funziona. Ha senso. Perché è una roba stealth, quindi è giusto che funzioni in questo modo. Va bene. Allora, un po' di salvietta. Ci facciamo un bastoncino di salvia. Qui si può passare. Abbiamo trovato l'ultima sferetta?
Perché però mi dice trova le 6 sfere pineali? L'ho trovate? Ah, per aprire la porta, quindi dovrò aprire anche la porta allora. Cos'è? L'olio. L'olio motore. Cazzo, non ci faccio niente. Però un po' d'olio forse conviene usarlo, sai. Ah, lo sto già usando, vabbè. A posto così. C'è una porta. C'è un'altra zona addirittura. Allora, 5 giallo. 5 giallo. Shortcut, forse. Prima di tornare indietro, però, vediamo se c'è qualcos'altro. Cioè, c'è sicuramente qualcos'altro da esplorare. Qui non c'erano porte, no? Comunque con 3 posizioni certe sono poche le combinazioni che puoi provare. Sì, infatti, alla fine sarà... servirà qualche tentativo, ma forse riusciamo a farlo subito. Ne abbiamo un sacco. Sì, è una cosa buonissima. Lavanda. Gli orinatoi. Non c'è niente. Qui dei cristallini. Quanti ce ne abbiamo? 3, perfetto. Allora, cosa aumentiamo? Vediamo. Zenzero. Schiva. Facciamo schiva? Sì, facciamo schiva. Schivata perfetta più 10% di rallentamento. Vai. Oh mio Dio, le texture. Che cazzo è successo? Guarda che casino! Merda, si è fottuto tutto. Spero si sia fottuto solo il bagno. Il problema della schivata... è che io non sono più in grado di schivare. Non capisco qual è il problema. È che mi confondo con God of War. In questo gioco non riesco a schivare. Perché si schiva così. Ma con God of War non si schiva così. Si schiva in modo diverso. Che confusione. 3, 2, 1. Ma siamo tornati all'inizio. Oh mio Dio. Siamo tornati all'inizio. Qui dove siamo arrivati con Anna, me lo ricordo. Fammi vedere se torno indietro che succede. Credo nulla in generale, però diamo un occhio. Infatti qui c'è la serra. Mi ricordi. Va bene. No, niente. Torniamo lì. Abbiamo fatto tutto, allora torniamo dalla povera Anna e inseriamo le sferette. Proviamo le nostre combinazioni e poi ci siamo. Se tutto va bene, ci siamo. Aspetta, qui mi sa che non ci siamo entrati. Ah, questo era lo shortcut? Sì,
E c'è pure il proiettore. Allora, ci guardiamo prima il filmino dell'altra volta, che abbiamo preso prima. Faro dell'ascensione era, se non sbaglio, vero? Sì, anche perché dovrebbero essere tutti in ordine. Completamente scapocciato Anton Monroe. Monroe Anton. Mamma mia. Però aveva trovato, a parte che stava messo malissimo, aveva trovato il modo di controllare tutto. Forse secondo me non c'è riuscito. C'ho sta sensazione. Mi sa che c'è morto male il signor Monroe. Allora, Anna? È qui, pensavo fosse andata via. Allora, abbiamo detto uno rosso. Due verde. Cinque giallo. E 6 blu. Chissà se ci siamo persi delle cose per strada, ma forse sono semplicemente da fare a caso. Pare strano. Abbiamo o arancione o indaco. Facciamo arancione e indaco. Vediamo se funziona. Se riusciamo alla prima botta, sballo. Ah, ma guarda, è là la combinazione. Rosso, verde, indaco, arancione, giallo, blu, cazzo. Incredibile, 50% di possibilità. Sbagliato, chiaramente. Figurati. Incredibile. La sfiga suprema. Va bene. What is this place? This is the main ritual space for the group that used to be here. You can almost feel the prismic energy. There must have been a lot of them. Yeah, maybe 100, maybe more. È lui? Mi sa che è Anton, è possibile. You have my prism. Cazzo, è lui. Finally. No, lo devo combattere. No, 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 aspetta, aspetta. Fermi tutti. Secondo voi adesso io cosa devo usare? Cioè, a cosa sarà debole? La frusta? Perché lui ha un corpo fisico. Perché nel bestiario giustamente non ce l'abbiamo il signor Monroe. Quindi io utilizzerei la frusta, però è quasi finita. Ah!
una bella cosa. Utilizziamo anche un potere adatto, tipo questo, che fa danno. Oddio, l'ho ucciso. Hannah, are you okay? That belongs to me. To my family. Tyler, listen to me. It will destroy you. It'll destroy us. It's my right. You know that. We did this together. This isn't what we wanted. No. It's better. Tyler? You said you needed me. I do. I need you to trust me. Tyler. Babe. Come on. Take it. Ma che cazzo fai? No, Anna. Anna, ma che fai? Ma sei scema? No, aspetta, forse gliel'ha data per un motivo. Così ammazza lui. Tell to me what is mine. No! Stop! It's me, Tyler Anton, your grandson. Your bitch mother abandoned us. What the fuck? Anna, help me! Brava Mimi. Brava dottoressa Mimi. I think we have to go after him. He has the mask. Yeah, it's gonna get worse if we don't stop him. Ma quanto fa ridere che lei, che è rimasta a guardarlo a bocca aperta e non ha detto niente, non ha fatto nulla per tutto il tempo. Segui Anna fino a Monroe. Hai capito? Quindi Anna comunque aveva buone intenzioni. Però in questo modo, cioè, eccolo lì Monroe, guarda come galleggia in aria. In questo modo adesso io devo ribatterlo di nuovo? Per la seconda volta? È stata un po' una scena di merda questa, cioè parliamoci chiaro. È assurdo che lei stava così, a bocca aperta, con un'espressione da ebete incredibile. E non ha fatto niente, non ha detto niente. Ah, grazie mille, la frusta infuocata. Come inventare il piano? Aspetta, che cos'è? L'olio? È stato abbastanza ridicolo. Però dai. Mi sa che è tipo il boss finale, eh? Non lo so. Return to you. The prism begins anew. The light from the reflectors. That's how he controls them. If we turn them, they'll turn on him. I hope. Let's try. I see we have guests. Those two, kill them! Porca puttana. E che te pare? Stacca il riflettore. Forse lo possiamo fare stealth. Coglioni. No.
No, li devo battere per forza, questo è un bel problema. Danno. Questo bastardo, fammi recuperare pure le cose. A sto punto, cioè, se permetti utilizzo il cazzo che voglio. Merda, merda, ma si rigenerano. Oh no, questa cosa non l'avevo mica prevista. Che cazzo fai? Cos'è questo? Lo spirito. Attacca il secondo riflettore. Aspetta che qua c'è un po' di pedine da prendere. Quindi se dovremmo sbrigare, questa è la verità. Dovremmo sbrigare. Mannaggia la miseria. Ah, aspetta, posso crearmi una frusta, perfetto. Buono. E let's go. Ah, c'è altra roba. Se posso creare un'altra frusta addirittura. Niente, tocca passare di qua. Quindi dobbiamo liberare l'area e... Ma vaffanculo, va. Curate. Corri! Merda, sono pieno ma non posso crearla. Mi serve lo spago. Dov'è lo spago? Ho sbagliato, non volevo usare il cervello. Curati. Your delusion is exhausting. Ok. You little worm, I'll teach you a lesson. No! No! Fuck you! Vai, vai, fai pure di lì, non ti preoccupare, io continuo a liberare la situazione. Olio? No, finito tutto l'olio possibile, perfetto, mi resta il sale. Ah, ma pure loro ricevono danni. Oh cazzo. Mi sa che si potenziano. Curati!
will be mine. Corri, Beatty, corri! Corri! Spingi! Going to save Kim. I know what to do. We should get going. We have everything we need. Segui Anna al ritiro. Okay. Where to now? Al ritiro. We need to get back to the circle. I need to prepare the ritual. Okay, but can you slow down a bit? That fight took a lot out of me. Sorry. I just want to get out of this place. We can save Kim. Maybe we can even save the others. Save the others? The three of us are alive, Hannah. Let's just focus on Kim and get out of this place. She'll be fine. It's almost over. Anna sì. Anna vuole fare una stronzata. Anna vuole chiaramente fare una stronzata. Hannah, are you okay? You know, Tyler, he always treated me like a doormat. I know that. I miss him already. I wish things could go back to how they were. It's my fault. I shouldn't have given him the mask. Anna, ti prego. Is everything so scary, Jess? Does it feel like you're drowning? That's great help. Comunque, Angie è una cosa mia, il fatto che veda la sorella morta. Am I being difficult? I'm not being difficult. I never do anything to upset you. È una roba prettamente sua. Perché abbiamo visto che Anna non la vede. Greve. Ah, ma mi segue, a posto. Qui no, però. Qui non può. Yeah, stronza, un culette. Qui c'eravamo stati, vero? Però non me lo ricordo. Hai ragione, ognuno ha i suoi fantasmi praticamente. Io mi devo un attimo fermare a ragionare su queste cose perché non me le ricordo. Se no mi perdi i pezzi. Che cos'è? Modulo di autovalutazione spirituale del ritiro spirituale della luce astrale, TM. Svuota la mente e medita sul tuo scopo. Quindi rispondi con sincerità assoluta. Nome: Anna. Sei pronto o pronta per il ritiro spirituale della luce astrale, TM? Non mi sono mai sentita tanto pronta. Cosa speri di ottenere dalla partecipazione al ritiro spirituale della luce astrale, TM? Spero di entrare totalmente in connessione con la bellezza della scienza prismatica, guidata dall'esperto guru Tyler. Descrivi il tuo stato d'animo. Cosa ti impedisce di raggiungere la realizzazione spirituale? Sento che mi manca poco. Sono a un soffio dal raggiungerla. Ho solo bisogno dell'aiuto di qualcuno di fidato per compiere l'ultimo passo e oltrepassare la soglia. Solamente quando riesco a fidarmi e ad amare senza riserve mostro la mia essenza spirituale e mi apro al cosmo. E credo che mi succederà presto. Cosa ti fa più paura? Qual è il tuo demone? Come sapete, ho problemi di fiducia e temo il rifiuto. Troppe persone che amavo e di cui mi fidavo mi hanno tradito voltandomi le spalle. Questo mi agita. A volte ho reazione eccessiva a situazioni non gravi, ma ora sono più forte, grazie alle pratiche che ho imparato. Stai assumendo farmaci o hai allergie o altri problemi medici di cui il guru Tyler dovrebbe essere a conoscenza? Negli ultimi 6 mesi ho ridotto il consumo di alcol e il fumo.
Non lo definirei problema medico, ma ci sto attenta. Vabbè, non mi sembra nulla di particolare questo profilo. Sinceramente. Ah! Nulla di troppo greve. Stop psyching yourself out, Hannah. You have to trust the process. Oh mio Dio, quanto è grosso quel coso. Aspetta. Se ci vede. Non ho la benché minima intenzione di affrontarti. Ma proprio stai fuori di testa anche solo a pensarci. C'è, ma di che parliamo? Oddio che... Ah, c'era un'altra forma che ci mancava? Mica me lo ricordavo. Dobbiamo costruire un'altra forma geometrica, un'altra chiave geometrica. Spaghetto. Aglio e olio. Cioè, questo coso mi mette un'ansia che non avete idea. E là. Sono un mago, non mi vedi più. Chissà quante parti servono. Vediamo se due bastano. No. Ce ne manca un'altra. Almeno un'altra. Che cazzo succede? Vero? Mamma mia, è... È terribile quel mostro. È enorme, è brutto ed è paurosissimo. Comunque c'è un problema con le texture oggi, non capisco perché. E questo è il terzo. Immagino che li abbiamo tutti. Incontra Anna al ritiro, ok. Facciamo così. Voilà. Chiave con Merkaba. Un simbolo metallico completo utilizzabile come chiave. Perfetto. E beh, chiarissimo proprio. Dai. If it's possible, vorrei finire di esplorare quest'area, però. Non chiedo troppo. I mortacci. Guarda un po'. Ma che succede alle texture? Perché non carica? Cos'è? Per una causa scatenante sconosciuta, le uova di vermi dell'oscurità si sono schiuse e il corpo e le energie vitali del rospo sono state consumate. È rimasto solo un cadavere avvizzito, controllato come un burattino, che ho chiamato larvivoro. I vermi assumono il ruolo di muscoli e tendini e trascinano l'involucro nel più vicino luogo adatto sia per invadere nuovi corpi ospitanti che per far crescere nuovi prismi. Oh mio Dio, che schifo! Terribile. Ah, e c'è anche il modo di combatterlo, quel coso. Guarda che roba. Eh sì. Subisce danni extra dalle armi occulte. I suoi raggi cosmici richiedono diverse direzioni di schivata. Se non può vederti, si dimenticherà di te. Esattamente quello che mi interessa. Preferirei non combatterlo, se possibile. Quello cos'è? Lavanda? Dovrebbe essere la lavanda, che non mi ricordo cosa fa, però. Mi sa che è per la mente, sì. Ok. Perfetto.
Iniziati senior, Irene, ottimo potenziale, flessibile. Jimmy, il ragazzo di Loretta, alimenta i sospetti, mettere contro Edward. Loretta, la ragazza di Jimmy, va isolata. Affiancarla a Pam o forse a Gary? Charlene, non le interessa più, ma è innocua. Dicky, troppe domande, passare in miniera. Charles, temperamento forte, violento, sicurezza, accelerare l'addestramento. Johnny, facile, sessioni private per tre. Oh mio Dio, questa se la scopava, terribile. Facile, mamma mia, terribile. Pam, fastidiosa, devota, incarichi di cucina e morali. Gary, affascinante, talento musicale, aumentare i compiti di reclutamento. Janet, persistente, intelligente e forte. 4 settimane di induzione, altrimenti scartare. Edward, ambizioso, Ivy League, potenziale minaccia, mettere contro Jimmy. Che cosa sarà Ivy League? Freddy, ne resta poco, scartare. Ernest, incapace ma ha buone conoscenze. Continua ad alimentare Charlene, Pam, Gary. Praticamente ha un profilo per tutti. Sid? Questo sarà il seme principale, forse. Va bene. Qui si potrà aprire? Why did I trust him? I don't care if he's bad for me. He makes me feel good. Siamo salvi. Per il momento. Per il momento siamo salvi. Poi si vedrà. Cristallini per 5, ottimo. Che ci manca da potenziare? Lo zenzero. Le stille di spirito, meglio. Qua mi sa che ho fatto tutto, eh? No. Ah, spinge abbiamo. Spinta perfetta stordisce i nemici per 2 secondi, eh? Non è male. Non è male e me la metto pure. Dov'è? Oddio, era in base a questo potere, mi sembra, vero? Quel perk. Mi pare di sì. Anche perché non ho altro modo di spingere, quindi. Tocca rientrare. Tocca rientrare. Ma scusami, ma io posso ritornare alla pozza da qui? No, non credo sia possibile. Ah no, infatti. Ok. Jess and Kim have each other. Who do I have? Make it like it used to be. I can bring everyone back. If I save them all, they'll all love me. I won't have to be alone. Maybe Jess will be my friend. Maybe she won't ditch me, like all the others. Che cazzo, eh? Anna è impazzita, vedi? Ma perché? Ma poi, dico, noi ascoltiamo tutte queste cose, no? Ma è... Cioè lo sai che impazziscono in un modo o nell'altro. Non gli lascia la maschera, prendila e te la porti te. Ma perché? Tu sei l'unica sana di mente, lo sei sempre stata. Ma non lo fa, non gliela dà la maschera, Dio santo. Qua dov'è che siamo? Fammi raccapezzare un secondo.
cercare di capire se ci siamo già stati. Ah sì, qui era il fiume. Ok. Ok. Sono fatto la mia mappina, la mia mappina mentale della zona. D'accordo. Boh, sto tornando all'accampamento, ma non mi ricordo la strada precisa. Era di qua? No, qua era chiuso. Sì, non mi ricordo mica. Porca puttana. Sono entrato appena in tempo. Era di qua, mi sembra. Spirit Trail, Geodon Mines. Non mi ricordo dov'era l'accampamento, mannaggia. Oh no, c'è sta la tipa. Aspetta, ma non so più qual è la porta di prima. È questa. Ah, devo andare di qua. Non era di qua l'accampamento? Secondo me è lì, eh. No? È che vado di fretta perché ho paura che quella mi segue, capito? Ma perché non ho una mappa di questo posto? Siamo di nuovo qui. Allora, da qui, dove devo andare? Abbiamo la porta. Qui lì no, lì sicuramente no. Perché se potessi seguire le indicazioni sarebbe meglio, ma le indicazioni non ci sono. No, non mi dire destra sinistra perché io mi giro continuamente. Dammi un dammi un punto di riferimento. Lì abbiamo la porta con la cornice. Quale porta? Quella con la cornice? Ok, destra-sinistra. Destra-sinistra, dritto-dritto. Arriva la parte che preferisco. Destra e sinistra, quindi di qua. Ah, cazzo, era a due passi, incredibile. Era letteralmente a due passi. Pure Angie si è rotta il cazzo, neanche mi segue più ormai. Se n'è andata, ha detto da tipo raccio, questo è completamente perso nell'etere. Lo lascio a vagare. Non mi ricordo più una sega della mappa. Una mappina la potevano mettere tranquillamente, secondo me non avrebbe disturbato, anche perché comunque come zona è bella, è abbastanza ampia, quindi ci sarebbe stato. Jess, you made it. Sì. Jess. Are you sure you want to do this? Once we start, there's no turning back. Ah, questo è il classico punto di non ritorno. Dire, cioè, hai delle cose da fare? Secondarie? Perché dopodiché non puoi più fare nulla. Questa è la parte conclusiva. Che ore sono? Abbiamo il tempo di finirlo, allora. Ah, Geodom dovevo seguire. Ah, perché questa è Geodom. Vabbè. Ormai è andata. Vai. I'm ready, Hannah. Right. Good. I'm ready too.
Kim! Oh, thank God. How are you feeling? I have such a headache. What happened? I hate to interrupt. Kim, I'm glad you're okay. But we don't have much time. Jess, I need your prism. It's a real mess. I'll explain later. I had such bad dreams. About Angie. About you. Mi sa che non era un incubo, Kim. You really think you can destroy the gloom like this? Maya. Sunny. Tyler. What? I can bring them back from the other side. I know how to do it. Hannah, no! My whole life, nobody ever cared about me. They do. Instead of trying to stop it, we can all be together. Hannah, it's the gloom. You can't bring them back. Don't do it, Hannah! You'll... Che stecca! Tutte e due! I'm sorry. But you'll soon see what I do. Kim? Can you walk? We have to stop her. I'm too dizzy to walk. You go. I'll be okay. Donna Kim, non serve un cazzo. Cioè, sei stata in coma tutto Hannah, il tempo. Please. Ferma, Anna. Stop this. No, I won't let them go. Ma questa you è una can't cogliona. Bring them back, Hannah. They're not real. She wants to leave us. Stop her. I know you. Cosa? Oh mio Dio, no! You'll be trapped here. Non me l'aspettavo. Comunque posso dire che questo finale ci sta regalando delle scelte, cioè non delle scelte, delle situazioni un po' no sense, perché noi sapevamo quali erano le intenzioni di Anna e quella Hannah, è una roba please, di trama. Cioè proprio per trama noi abbiamo no, sentito i suoi I pensieri, li abbiamo ascoltati. You can't bring them lo sapevamo back, già che lei voleva fare questa real. Cosa. Quindi perché? Perché? Cos'è? Ha fatto finta di non saperlo? Mi pare un po' una cazzata, scusa. You'll be trapped here forever. Come to me, Jess. You think you're so smart. They won't save you. I will eat your soul, Jess. Shit. Where did she go? Hannah? Hannah, where are you? Jess, please let me do this. Ma vaffanculo, Anna. Non faccio fare proprio niente. Cosa fa con le braccia alzate? I have so many children here. Sì, vabbè, ma mi sciottano, ma che vuol dire? No, vabbè, ma che significa? Ci sono cose in generale citofonate e lei casca dal pero tutte le volte. Sì, non... delle situazioni che veramente non hanno senso. Sì, no, è vero. Però le altre volte più o meno erano accettabili, dai. Non erano così grevi, secondo me. Però, cioè, poi arrivi a un certo punto che dici... Oh, mo va bene, però che cazzo, ci manca a far così. Perché voglio dire... Lo sapevi, ma di che parliamo? Jess! Vabbè, hush, dai. Little baby. Hush, little baby. Don't you cry. Ma come faccio a superare quella parte, scusami? Devo cambiare strada? Forse devo andare da un'altra parte. Jess wants to hold your beautiful children. Maya, non mi rompere le palle. You should play with Jess too.
to be a good parent. But I am doing my best. Don't you want to hold my baby? You pretended to like my cooking. You are always let me take care of you, Jess. Che parla? Devo salvare Sunny? Sunny! No, non posso attaccare. Hannah's gone crazy! Don't you see it? Torna indietro. Dove cazzo devo... Ah, di qua devo andare. Scusa. No, no, no. No. No! Oh, Jess! I never wanted it to turn out like this, Jess. Ma è complicatissima questa parte, eh? Cioè, porca vacca. È difficile capire dove bisogna andare. Please, help me. Povero Sonny. Scusami Sunny, non ti posso aiutare. Beh, Anna, complimenti, eh. Complimentoni. Sono loro. Oh no, io li devo affrontare tutti. Oh merda. E io che devo fare? Aia, porca di una puttana, che botta. Cosa devo fare? E vi do vita? Sì. Devo sconfiggerlo ancora. Attaccami, stronza. Vediamo che cosa puoi fare. Che stecca. Merda, non mi posso neanche curare. Sì, ma solo una volta. Recupero delle abilità del prisma giallo, cosa vuol dire? Oh! C'è del culo qui!
non posso avvicinarmi. Che vuol dire recupero delle abilità del prisma giallo? Sono assentato un secondo per cambiare camera. Come sono diventati così? Aiuto. E niente, Anna si è messa davanti a questo portale. È stata risucchiata. Gli è stata tipo risucchiata l'anima. E adesso sono, e poi sono apparsi tutti loro. E dobbiamo sconfiggerli. Ah, li sto recuperando uno per uno. Ah, ok. Ecco cos'è il coso giallo. Pensa che muoio. I hate you. Ah, cioè se ti spinge troppo indietro muori, non l'avevo capito. Pensavo fosse solo una respinta. Invece serve per mandarti contro gli spuntoni. Ok, stiamo capendo però. Forse conviene quasi quasi andare in giro a recuperare un po' di cose. Vabbè, scusami, ma non potevo schivarlo quello, dai, sono un bastardo. Non sta cambiando. Io bitches, specca di questa. Ho schivato! Mannaggia la miseria, non ha schivato. Che cos'è? E come faccio a superare questo? Come li elimino? Dai, non è possibile. Bene. Devo recuperare un altro. L'ho visto. Un altro coso della vita. Un altro zenzero. Ma tacci di pippis. Ah no, non è un zenzero quello. Dove cazzo lo prendo? Scappa! Rosso, il prisma rosso. Dammi dello zenzero, ti prego. Che cazzo serve questa? La salvia. Porca. Ma vaffanculo. Kim è strano però che ci sia, se c'è, perché in realtà è rimasta lì. Cioè, Kim dovrebbe essere salva, in teoria. Dai, mo mi tocca iniziare da capo. Palle. Yeah.
cioè non lo finiremo mai sto gioco, eh. Devo imparare perfettamente tutto. Dai, questa prova è stata ingiusta. Altro zenzero. Mi sa che sono solo questi gli zenzeri. Cioè, una volta finiti, sono finiti. Dopodiché ce la prendiamo nel culetto. E via. Ah, subito? Ammazza. Che odio. Ah niente, arrivano da dietro, a posto. Scusa, non è servita a niente l'abilità che ho usato. Liscio, baby. Giuro che ho schivato, eh. Come al solito non ha schivato in tempo. Oh no! Sto diventando scemo. Arancione. Ok, la seconda. Zenzero. Natale al zenzero. Non c'è. Non posso usarlo. Sbagliato. E vabbè, dai. Che cazzo, Clay. Prisma verde. Che era questo? No, era questo, Shadow. Hai ricomparso lo zenzero. Io non riesco a capire quando fa l'impizzata. Non riesco proprio a capirlo. Prisma indaco. Dov'era lo zenzero? Merda! Che errore che stavo per commettere. You're not strong enough.
combinato qualcosa. Ah, è ricomparso lo zenzero. Dovrei prendere uno spago, ma ho paura di morire. Spero che queste cose basteranno. Veloce! Ma non mi serve adesso lo zenzero! Oh no, mi lancia lo spiritello! Un moschino! Lancia il moschino. No, no, fanculo, sono un nerd. Oddio, ce l'ho fatta. Questo l'avevamo intuito. Finalmente abbiamo sbloccato. Forse perché abbiamo potenziato di più la mente. Your retreat must have worked because the weather report is calm. I wouldn't go that far. What should we tell people when we get back? Right now I just want to get as far away from here as possible. Jess, remember when I told you about Angie? This looks like the place I saw her. What are you talking about? What the fuck? Hold on! No, no, no! Ma dai, ma che finale di merda che abbiamo beccato. Dai. Ma che vuol dire questa scena? Mo ci andiamo a vedere gli altri finali su YouTube. Comunque, aspetta, mi sono perso della chat che è scritto. Mi viene da pensare che sia tutta una para sua a sto punto. Non lo so. Allora, il gioco è stato bello in sé per sé. Non lo so. È come molti altri giochi horror in realtà. Cioè, sono tutti belli quasi fino alla fine. Poi alla fine vanno a ramengo completamente. Mo' bisogna pure visto. Cosa ho detto? Bisogna pure visto. Bisogna vedere gli altri finali. Mo' li vediamo. Perché è un po' alla Silent Hill anche questa roba qui, nel senso sicuramente ci sono i finali di merda, quelli totalmente merdosi, e poi ci sono quelli più sensati. Però sì, è vero, è degenerato, cioè arrivando verso la fine è andato via via degenerando. Ed è un peccato perché il gioco in sé per sé è stato bello, dai, cioè una bella idea, sviluppata anche abbastanza bene. I boss, i mostri sono tutti belli. Cioè sono riusciti a creare comunque dei mostri
tra, a metà, diciamo, tra la natura e il soprannaturale, fatti veramente bene. I boss sono stati fighi. Anche i vari concept per sconfiggere, no? I boss principali erano molto divertenti. E... ed è stato veramente un bel gioco. Però poi arrivi a alla parte conclusiva e ti chiedi cosa sta succedendo, perché tutto questo, qual è il problema? Ed è un peccato. Sto finale che abbiamo preso, no? Che ci rappresenta? Cioè, noi in teoria abbiamo risolto la questione. Cioè, noi in teoria dovremmo aver sconfitto l'entità. Lo so bene in che modo, in realtà, perché effettivamente non abbiamo fatto altro che combattere quelle persone che erano ormai parte del prisma. Mi è piaciuto molto, ma il finale è stato proprio uno scivolo di marcio. Non lo so. Cioè, loro poi, a parte che come se ne vanno via? Perché sono arrivati i soccorsi. Ne avevano parlato? Non mi ricordo. È possibile. È possibile che magari dovessero aspettare l'alba, ma non me lo ricordo. Hola, Kenner. Welcome back. Vabbè, questo perché tieni pur conto sempre che è un gioco semi-indie, eh? Cioè non è indie, ma non è manco tripla, ma neanche doppia, secondo me. Facciamo una sola. Nothing, Kenner. We are going to see all the endings of the game. And then I will close the live, I think. Because it's getting late. No, però, cioè, secondo me è proprio il finale che è voluto così, non è tagliato, semplicemente finisce così. Non è manco una questione tecnica, proprio è così e basta. È una scelta loro. E niente, quindi che stavo a dire? Mi sono dimenticato. Ah, e quindi mo non mi ricordo se avevano detto che ci sarebbero arrivati soccorsi o meno, magari li avevano chiamati, non lo so. Però vabbè, è arrivata la barca, d'accordo. Ma che mi rappresenta poi? Che Kim dice, no, quello è il luogo dove avevo visto Angie, e c'è questo mulinello gigantesco con tutte le mosche di merda. Ma scusa, ma allora non abbiamo sconfitto niente? A cosa è servita tutta la parte prima? Cosa avrei dovuto fare per risolvere il misfatto? Cosa avrei dovuto fare per salvare la situazione? Certo. Ma fa bene a dire che cazzo stai a dire. C'ha ragione. Pure io dico, ma che cazzo stai a dire. Cioè, pure la questione Angie dovrebbe essere risolta, no? Cioè, in teoria la roba del prisma dovrebbe restare sull'isola, non credo possa espandersi in giro. Ma io non lo so, sono molto perplesso. Perché così com'è non ha spiegato un cazzo. Sì, ok, sappiamo tutto quello che sappiamo fino a un certo punto, e poi però viene messo tutto così a caso. L'unica cosa che possiamo sperare è che negli altri finali ci spieghino qualcosa in più. Però lo diceva in un documento che era solo la punta di un iceberg. No, lo dice anche... Cioè, non lo diceva nella pellicola. Nell'ultima pellicola che abbiamo trovato ci sta il buon... Antonio è il cognome, vabbè, insomma. Il buon Monroe che ci dice, è solamente la punta dell'iceberg. In realtà è una roba molto più grande e molto più vasta. Però, cioè, noi in realtà non abbiamo fatto altro che... Vediamo se c'è una scena post-credit. No, il cazzo proprio. Noi non abbiamo fatto altro che proseguire quello che avevano iniziato loro nel 72 e lo abbiamo concluso, in teoria. No, lo diceva proprio nella pellicola. Andiamo su YouTube e guardiamoci un attimo.
i finali. Sto laggando, non so perché. Sono rosso. Ma io intanto mi cerco... al volissimo un video adatto. Vediamo se c'è in italiano. No. Ah, sono tre finali possibili. Mind, Body e Spirit. Noi abbiamo fatto Mind, se non sbaglio, vero? Quindi Body e Spirit. E niente, in italiano non c'è, pazienza. Ringraziamo il buon Ruba, questo youtuber che ci fornisce il video. Ma gli do una testata a questo, gli do una capocciata fortissimo. Proprio forte forte. Non gliela do manco su... manco su dove me l'ha chiesto. Allora, vediamo un po'. Questa in teoria è quello che abbiamo fatto noi. Vabbè, il boss finale magari evitiamo di vederlo, perché l'abbiamo già fatto, grazie mille. Ok, questo è il finale che abbiamo fatto noi. Andiamo avanti, ma direi che è praticamente quello. Vedi, che cosa diremo alle persone quando torneremo indietro? Voglio soltanto andarmene di qui il più lontano possibile. Da qui. Jess, remember when I told you about Angie? E qui dice, ti ricordi quando ti ho detto di Angie? Questo è il posto in cui l'ho vista. Che cazzo stai di? E lui dice, ma che cazzo, tenetevi forte. E c'è il mulinello. Ma che vuol dire questa cosa? Che significa? Che mi rappresenta? The Howling, Howling Dark. The Howling Dark, va bene. Vediamo un secondo. Jess, ma perché? Cioè, it's me. Anche fosse. Però questa è una scena uguale. You did it. It's gone. It's all gone. Vedi, perché in teoria io dovrei aver finito la maledizione, non so neanche come chiamarla. Io dovrei aver concluso il rituale. In teoria. Vediamo un po'. Questo è diverso. Body ending. Ah, quindi siamo riusciti a fuggire? Be in peace, Angie. Vabbè, via, che finale de merda pure questo. Mamma mia. Sì, comunque in base a quella, alla cosa che hai potenziato di più. In base alla statistica che hai potenziato di più è un finale diverso. E immagino che, cioè, non ci sia una statistica da potenziare più di altre. Cioè, non credo ci sia un good ending, per dire, no? Un good ending, un bad ending e un finale medio. Neutrale.
Penso che siano tutti e tre finali di merda e basta. Jess, it's me. Penso sia così. You did it. It's gone. It's all gone. I killed Angie. Hey. Spirit ending. Up. Are you okay? I think so. What happened? That tea didn't sit well with you. Thank God. Oh, thank God. Kim, how long have I been out? Kim? Oh, it's about to start. You, little rabbit. Shh. Prepare yourself. Tonight, we are one with the universe. Ma vuoi vedere che in realtà questo è quello più sensato di tutti? A me sta bene che ci siano dei finali di merda e uno invece completo che spiega tutto. E anche su questo possiamo discutere quanto sia accettabile o meno. Però, effettivamente, quella del filmato iniziale, la mamma di Tyler... allora, non ha senso comunque, sia chiaro. Però è già un finale del genere, secondo me, più affascinante. Cioè, il fatto che in realtà lei sia la mamma di Tyler. Quella che è scappata. Poi, per carità, non ha senso perché dici... vabbè, ma tutto il resto dove lo metti? Cioè, lei comunque aveva una sorella che è morta. E che ha ucciso insieme a Kim facendolo uno scherzo. Quindi c'è comunque tutta una questione del fatto che lei è un essere vivente completamente a parte. Ah, era la mamma di Tyler quella? Niente, allora a posto. Non avevo capito fosse la mamma di Tyler. Pensavo fosse semplicemente una delle altre che stava lì. Che stava lì. Non avevo capito che fosse la mamma di Tyler. Quella che scappa. E niente, allora resta no sense. Troppo resta no sense. Io sono basilisco, sinceramente. Non so che pensare. Però sono d'accordo sul fatto che comunque sia il finale più sensato. Capito, almeno dici... è già più affascinante perché dici, cazzo però, cioè... da quel punto di vista avrebbe senso. Però è giusto per trovare un cavillo per dire, ok, mi è piaciuto abbastanza il finale. Sì, Matt, a questo... cioè non è che è semplicemente pazza, non si sa. Non si capisce. Non si capisce. Non... la puoi anche vedere in quel modo, in effetti, no? Che lei magari faceva parte fin dall'inizio del rituale iniziale ed era semplicemente pazza, una roba tutta che si è immaginata col tè, che cazzo ne so. Col tè, si è fatta tutto un viaggio mentale, si è immaginata il futuro, però... cioè... non lo so, è stato proprio tutto assurdo. È stato veramente assurdo. Io non riesco a trovare un significato a quello che abbiamo visto. È veramente incredibile, guarda. Sì, hai ragione. Hai ragione. Ed è... boh. È come se facessero il gioco proprio fatto per bene. Crei una roba fighissima. Poi arrivi al... tipo, arrivi verso la conclusione e gli sviluppatori dicono no, vabbè, non c'ho più cazzo voglia di farlo. Chiudiamola così.
Ma perché? Cazzo, hai fatto una storia fichissima. Dei personaggi abbastanza fichi, non fichissimi, però insomma abbastanza dettagliati comunque. Comunque con una storia, un passato, carini. Delle ambientazioni molto fighe, dei nemici super fighi. Ma cazzo, che ti ci vuole a concludere, no? Ma fammi anche un finale banale, per dirti. Mi va bene anche un finale banale, ma mettimi un finale che abbia senso. E che mi permetta di capire, di chiudere il cerchio e capire tutto quello che hai fatto. Capito? Cioè, hai creato un prodotto bello, cazzo. Hai creato un prodotto bello. E tu non sei nessuno. Ma chi cazzo è Brass Token? Parliamoci chiaro. Sei uno studio di merda piccolino che ha creato un gioco bello, un horror bello, che non è facile da fare, un horror bello. Sullo stile di Silent Hill, poi. Invece, hai mandato tutto in vacca. Mi stava bene pure che tornassero serene a casa e Sì, esatto, anche un finale banalotto così. Ho risolto il problema, ho risolto il... Non riesco a dire questa cosa perché non so neanche come definirla. Ho concluso quello che era stato iniziato, il rituale, ho ucciso quel che dovevo uccidere, torno a casa, siamo sereni. Poi magari mi potevi mettere pure il twist, no? Volevi mettere la sorella Angie, che spuntava così, a cazzo di cane? Mi facevi che loro tornavano a casa a vivere la loro vita serena, un po' come il finale che abbiamo visto di lei che corre sul ponte, però fatto in modo più sensato perché così è una merda. E poi far vedere, magari non la sorella, però che ne so, delle mosche che iniziavano a gironzolare, che ti lasciava un po' il dubbio, perché non vuol dire niente delle mosche, cioè non vuol dire che c'è la sorella morta che è tornata di nuovo. Però mi metti il dubbio, perché dici, oh, però potrebbe essere lei, oppure erano soltanto delle mosche, capito? Lasciami la suspense di questa cosa qui. Però, così no, così no. I greci, maledetti. Lei che accetta la morte della sorella è la responsabilità della morte. Una cosa tranquilla. E poi magari mi vuoi mettere più finali? Me ne mettevi questo qui, normale. E poi me ne mettevi... tre finali perché sono tre statistiche. Quello che abbiamo detto adesso. Poi mi mettevi che è il good ending. Mettevi un bad ending che è un... non sei riuscito a concludere il rituale e quindi muori sull'isola. Che è una finale di merda, però come bad ending ci sta. E poi mi mettevi il terzo ending, che è quello classico alla Silent Hill, stupido, che in realtà era tutta una roba aliena. Arrivano gli alieni e ti rapiscono. Che è il finale ironico. Ma perché farlo così? Con tre finali inutili. Due inutili e uno un po' stupidello. Era una festa a tema, ma tu hai fumato troppa marijuana. Anche, capito? Cioè, un finale stupido, proprio ironico. È stato tutto un viaggio mentale tuo, che sei andato a una festa e ti sei fatta la supercanna della vita. Sì, ok. Lo apprezzo di più. Lo apprezzo di più una cosa del genere. E ti fai tutto il tuo viaggio mentale, tutta questa roba, ti svegli... Magari sai che figo, no? Che ti svegli... In questa stanza, ti svegli, stavi sul divano mezza morta, proprio ancora che cazzo c'è, con la cicca per terra. Ti risvegli e intorno c'hai Kim, c'hai Tyler, c'hai Anna, c'hai Maglia, che in realtà sono tuoi amici con cui hai fatto la festa. E tu ti sei immaginata tutto, sarebbe stato molto più bello. Capito? Tutti i tuoi amici che hai creato tutta sta storia strana. Cioè... Non è che ci devo pensare io, no? O tu? È un'idea bellissima, secondo me. È un'idea molto carina per concludere un gioco che è stato bello e avrebbe dato una conclusione stupida, ma divertente. Non una roba che comunque non mi... Perché non mi spieghi nulla, capito? Di quel... Non dai una fine. Non è bello così. E non è neanche non mi hai neanche messo un plot twist, capito? Perché mi avessi messo... Non un plot twist, come si dice? Come si dice quando c'è il colpo di scena finale e poi si chiude il... si chiude tutto e devi aspettare il seguito? Annaggia, non mi viene il termine giusto.
Solo perché viene plot twist, non è il plot twist. Pure se vuoi fare il twistone, fai girare le mosche intorno a Kim e mi fai capire che Angie per vendicarsi si è impossessata di Kim. Anche. C'erano tanti modi per gestirla questa cosa e dargli un senso un po' più sensato. Porca puttana, non viene neanche a me. Vabbè, comunque avete capito cosa intendo. C'è proprio un termine fatto apposta che però è lì, nell'aereo. E niente. Oh, abbiamo concluso The Chant. Che vi devo dire? È stato un gioco decente fino alla fine. Fino alla parte conclusiva. Peccato. Peccatissimo. Prendo la lista dei giochi così vediamo cosa ho in lista per come prossimo titolo. Anche se credo di ricordarlo. No, non è il prossimo quello. Il prossimo sarà The Devil in Me. Sarà The Devil in Me il prossimo. E non vedo l'ora di giocarlo. Non vedo l'ora di giocarlo perché, caro Matt, The Devil in Me è il quarto e ultimo titolo della Dark Pictures Anthology. per forza, Matt, non c'è modo. Non ho modo di continuarlo. Sinceramente, di sbatterci la capo. Cioè, di rischiare di rifarmi un'ora e mezza di live per liberare un'intera area e poi morire a cazzo di cane e dovermela rifare da capo, non c'ho voglia. Se no, gioco a Dark Souls. Se devo fare una roba del genere. Purtroppo anch'io, Matt, sai. Purtroppo anch'io, però io non ho sentito parlare bene neanche di Man of Medan e neanche di Little Hope. A me sono piaciuti entrambi. Tra l'altro Little Hope è piaciuto anche a Martina, quindi... Sì, purtroppo sono loro. Però perché purtroppo? A me piacciono i loro giochi. Mi manca ancora quell'altro delle House of Ashes, però non credo lo facciamo, sinceramente. Anche se è una serie. È una serie. Mo mi sta un attimo prendendo. Presupposto è carino e tratto da una storia purtroppo vera. Sì, quella roba della casa degli orrori che con poi si facevano le vittime. E sì, avevo visto la video recensione, mi ricordo avevano parlato di questa cosa. E allora devo un attimo valutare per The Devil in Me. Forse aspetto di avere prima gli altri e nel momento in cui avrò anche House of Ashes magari ci facciamo la serie completa. Li facciamo tutti di fila. Facciamo Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me. Martina è disperata da questa situazione. Però li voglio fare, quindi. Anche perché questi ultimi due non li ho giocati, quindi. E allora se questo, più che altro bisogna vedere come li recupererò, perché chiaramente non li compro al prezzo quest'anno. Sto aspettando che mi aggiungano quel cazzo di House of Ashes sull'extra. E vedremo. La rimandiamo al futuro. Un futuro non ancora definito. Per il momento. E se rimandiamo, anzi, rimandando questa al futuro, la prossima volta partiremo con The Callisto Protocol, babies. Iniziamo The Callisto Protocol. Che però devo scaricare. Ah, cazzo, è domani la live? Domani pomeriggio? E quando lo scarico? Domani mattina? Merda, io non c'ho tempo domani mattina di scaricarlo. Ma questo è un bel problema, eh? Ah, raga, mi sa che
Mi sa che sto scoperto sti due giorni. Mercoledì e giovedì. Quanto è veloce Mirror Layers? Lo riusciamo a fare in due live? Riusciamo a farli in due live? Ci posso pensare. Sai che c'è, Matt? È che non ci ho avuto tempo di scaricare nulla. Poi non mi aspettavo di finirlo oggi, devo dire la verità. Avevo un po' il sentore, però poi mi è passato di mente. No, 14 e mezza, buonanotte, non è veloce. Che velocità è? È lungo 14 ore e mezza. C'ho lo stesso problema di coso, allora. Di Callisto Protocol. Vabbè, se no, guarda, ci proviamo, lo metto a scaricare domani mattina appena ho la possibilità e spero che riesca a scaricarlo entro il pomeriggio. Ci si prova, se non ci riesco, vediamo come rigirare la cosa. Dai, sì, facciamo così. No, il problema è che poi, cioè, comunque il computer lo devo spegnere. Io già lo tengo acceso tutto il giorno. Ciao, prof! Buonasera! Buonasera! Dicevo, il computer lo tengo acceso tutto il giorno, quindi almeno la notte lo devo... Ma... Più che per consumo, perché non consuma tantissimo, però più per consumo e più per sopravvivenza del computer stesso, quindi almeno la notte lo tengo spento. Quindi per forza di cose domani mattina appena ho la possibilità lo metto a scaricare e speriamo. Non so neanche quanto pesi di Callisto Protocol poi alla fine. E niente. Vabbè ragazzuoli, siamo alla fine della live. Che è stata divisa in due tronconi. Che magari metto. A che ora me lo sveglio? Vabbè, domani mi sveglio veramente alle 7, tra l'altro. Però devo fare le corse perché devo uscire subito. Quindi. Cioè, mi sveglio e esco praticamente. Quindi non c'ho tempo. Lo metterò a scaricare, penso, intorno alle 9. Non prima. E speriamo bene. Speriamo vada. Ragazzuoli! Salutiamoci, va, che è ora. Grazie mille per la compagnia, grazie per aver seguito tutta la serie su The Chant qui sul canale insieme a me. Buonanotte a tutti, assolutamente. Noi ci rivediamo domani pomeriggio in ogni caso, sicuramente. Con che cosa? È una sorpresa, lo scopriremo domani. Se tutto è andato bene con The Callisto Protocol, se tutto non è andato bene, non è andato per il verso giusto, me la caverò con qualcosa... Così, alla buona, che magari sto giocando, vediamo, magari un God of War, vediamo un attimo. Speriamo bene per Callisto Protocol, va bene? Grazie a tutti, grazie per essere passati e ci si becca domani a partire dalle 4:30. Ciao belli, fate i bravi.